siamo in questa frazione, ci dirà come si chiama Francesco Manti, che è uno dei pochi giovani che ancora resiste in questi luoghi, e delle numerose varietà di pere che si coltivavano. Allora, questa zona si chiama Areggio, era un antico villaggio che fino agli ultimi anni del Novecento ancora era abitato. Adesso purtroppo è tutto abbandonato. Qua in queste zone esistevano molte varietà di pere, ad esempio Apira carompuleta, Lardareda, Lisciandruni, Butini, i piri russi, Crisini, Mozziciani, Brutte Bede, Cosci, Anchidonna. C'erano talmente tante di quelle varietà che non ricordo ancora nemmeno i nomi. C'era un commercio addirittura? Sì, fino agli anni 60 venivano delle carrozze con dei cavalli e venivano delle persone di Reggio Calabria, di questi paesi della fascia costiera, ad acquistare questi prodotti, questa frutta da fare a mano. In parte si conservavano e come? Si conservavano, facevano i decotti, li chiamavano in dialetto i cutè. In pratica tagliavano queste pere a piccole fette e le facevano essiccare su delle cannizzate, in pratica di canna, o sui tetti di queste case, che una volta venivano messe queste razze per non far piovere dentro. Qua dentro in estate, qua, con questo calore che la pietra immagazzinava, si asciugavano molto facilmente. Si conservavano per l'inverno? Sì, venivano messi dentro dei contenitori, in coccio, e si conservavano tutto l'inverno. Poi ogni tanto si prendeva qualcuna e venivano bollite. Ah, per farle rinvenire, per così dire. Sì. E in pratica quel succo che usciva era molto dolce. Certo. I nostri nonni lo consideravano uno sciroppo naturale. Grazie. Francesco, ottimo insitatore, innestatore. Ti chiediamo del perastro, cioè il pero selvatico, una cosa si faceva. Questa qua è la pianta del perastro. Nel mese di febbraio, quindi adesso saremmo innestare in questa pianta tutte le varietà di pere. Quelle che ci hai elencato qui? Sì, tutte le varietà di pere. Si nota tipo che è il periodo adatto per innestare queste piante quando si vedono che i serramenti iniziano a gonfiare le gemme. Quindi significa che con la diminuzione, in pratica l'aumento della temperatura, le piante hanno iniziato a far risalire la linfa. Quindi questo è il periodo adatto per poter eseguire il innesto. Quella là è la Valle delle Mummie. Se tu noti e usi un pochettino di fantasia, può sembrare che quelle grotte là, dove noi stiamo vedendo, sembrano dei volti, tipo dei teschi. Invece là, quella là è la Rocca dell'Orco. Anche là, se noti, si può vedere un volto. Lungo il crinale che costeggia la Fiumara Molaro e ora siamo arrivati in questa rupe singolare della quale chiediamo indicazioni a Francesco. La Rocca dell'Orco. E come potete notare si vedono gli occhi, il naso e se voi notate sul fronte c'è un foro che sembra un foro passante, come si vede con l'errore. Sembra che la rocca è bucata fino all'altro lato, ma in realtà quell'erba che noi vediamo soltanto è cresciuta in quel corpo. Può assomigliare vagamente ad un ciclope, questa roccia qua. Bene. Queste qua sono delle rocce conglomerate che si sono formate nel fondale. Poi
poi grazie alle impressionanti forze, siccome l'Africa sta spingendo verso nord e la Aspromonte si solleva qualche millimetro l'anno, questa terra, diciamo a un millimetro l'anno più o meno, si è sollevata facendo affiorare queste rocce che poi con l'erosione si sono scavate e si sono formate tutte queste grotte, questi fori, che sono un paradiso per il rapace. Posso identificare il falco pellegrino, e il gufo reale, anche le rondine di montagna, quindi è un paradiso veramente. Buongiorno! Sì, sì, sì. Ma io tutte queste persone che teoricamente dovrebbero essere clienti miei, io non detto mai a nudo. È un attore. Io sono farmacista molto bello. Ah, molto bello. Quando non c'erano i comodità di ora, tutti quanti dovevo molare, io ho detto mia teoricamente, come voi sapete. Hai ragione, una volta era molto bello. Una volta era tutto. Così ho fatto, ora invece tutto pasalina, giustamente. Ormai è raro, quale si sposare se ne la salina al più parte. E quale di mollare se non è lo stesso che c'è anche il vicino? Anziano morire, se no molto bello è. Era lui il riferimento, ora siamo poveri e pacci. E ormai è molto bello restare. L'altra volta vi ho certificato di gente che andava di Inter, per 102 anni là a fare, 150 cristiani andava. Ah, certificati, è molto bello. Compreso quelli che sono residenti e che abitano per fuori. Sì. Compreso sì, quelli. Pure. Perché sentire pure molto bello tu. Uttaglio, pure un di molaro. I molaro qua ci stanno. Solo uno sta aspettando. E poi sono qua. Ma che una capara ancora. No, saranno 8 degli famigli. Bene o male. Le 50 cristiane siete. La vita è così, io non mi sconto. Scendo o paese, ma per molto bello non vengo. Sarà del figlio. Quanto ne malai? Anche 55. Tanto puoi passare un passa tempo. Tempo, comodo vostro, certo. Ma poi passa un tempo che ancora mi sento. E mi scivo, certo, camminate, certo. Ci certo. Stai, o paese, E che state facendo, infatti? Non mi piace, pure a me mi piace. Scordite, meglio mi vedete camminando. Meno qua, soffia il vino, okay. All'aria aperta. E mi sciare. Come vi chiamate? Niente. Però soprannome? Rizzo. Ma voi molto bello, sì. No, il Montebello è il prato farmacista. Io lavoro lì da 37 anni. Puttaglia. No, aspettate, che 37, di meno. Dall'87 ora quanto sono? 34 anni che sono da. Ma era ancora in realtà scenduta. È scenduta, sì. Era De Maro Peppe Gullì, che poi sapete che fine fece. E poi quando le eredi sentono fossero. Se fossero cacciati, sentito per Roma, ma mi accattaio, evitando che sono da. Vabbè, ma voi siete nativi molto belli. No, io non sono nativi molto belli. Però mia mamma quando era incinta insegnava da molto belli. Quindi che cosa c'era, qualche cosa di destino c'era. Vai, vai, figlioli, se non è il rio Ciuipi. È un rizzo, però non ti ho spiegato perché. Ma perché era un soprannome? I vostri antenati? C'ho io una a mia nonna, c'ho io una po' a mio padre, ora restai io. E onde vai che non c'è una a mia nonna, a mio padre, dico, oh Rizzo, sì, oh figlio di un Rizzo. Super Dio, sì. Ma buono. So, voi scomparite. Sì, che bello. La sua cima raggiunge 86 metri sul livello del mare. Là si chiama San Giorgio. Questo è il piccolo borgo di Molaro. Però Molaro ha quattro frazioni, o quattro quartieri, sarebbe meglio dire. Questo qua sotto si chiama Ferraina. Là dove c'è la chiesetta si chiama Comuni. Poi ci sono quelle casine là, dove c'è quella stalla con i mattoni rossi, si chiama Casa Luccio. Qua sopra si chiama Puglisi. Dall'altro lato c'è un altro piccolo quartiere che si chiama Marusca. E
E ora che arrivamo a Molaro, prendiamo il passo a Francesco, salute, mandavano a cantare. Salute. Salute. Ecco qua. Come si trova qui a Molaro? Posso andare, vieni qua. Venga. È una ragazza. È timida. Timida. Io non me lo dicevi tu.